In questo video vi presento un mouse da gaming di fascia economica realizzato dalla Trust ed è il Nebo GXT111. Dopo la sigla, la recensione. Ottimo mouse, soprattutto se valutiamo il rapporto qualità-prezzo. Ergonomico, non stanca la mano ed è preciso nei movimenti. Ha tutto ciò che serve per i games, ovviamente senza spendere un patrimonio. Questo mouse comprende il pulsante per la selezione della velocità, 7 pulsanti compreso un pulsante doppio fuoco con un solo click, lati in gomma per una presa salda, indicazioni di velocità illuminate in 4 colori diversi, resistente, cavo a treccia per un minor trascinamento e inoltre la velocità dei DPI può essere impostata su 4 livelli, 800, 1200, 2000 e 2500. Questo mouse mi è piaciuto davvero tanto, soprattutto paragonato ad altri modelli sullo stesso piano di prezzo. A colpirmi è stato anche il tastino che simula il doppio clic sulla parte finale del tasto sinistro, molto comodo nei gestionali quando c'è bisogno di premere molte volte il tasto sinistro. Peccato per la scelta dei colori sia un po' limitata, anche se dobbiamo ricordarci che questo mouse al momento costa solo 16 euro e sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon. L'abbiamo provato sul campo con il titolo Roblox e il mouse si è comportato in maniera egregia. Più lo utilizzo e più mi convinco che a questo prezzo, e vi ripeto, costa solo 16 euro, è difficile trovare un degno concorrente con tutte le funzioni che offre. A me è piaciuto davvero tanto, il design è ottimo e vi ripeto, forse i colori non ne sono tanti, 4 ne sono un po' pochini, ma sinceramente, ripeto, a questo prezzo è davvero difficile trovare un mouse che ne offra di più o che almeno sia così preciso, perché il sensore per me è promosso dal meglio di sé. E inoltre anche il design è promosso, mostrandolo agli amici, ai parenti, insomma a chi lo vede fa la sua figura. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon al miglior prezzo al momento sul mercato, e se avete apprezzato questa recensione potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!